Allora, per oggi berrò questa, mi prendo tre bustine e la metto nella bottiglia termos che ho appena riempito con 1 litro di acqua bollente. Questa è una tisana, vediamo che cosa, a base di limone, finocchio con zenzero e bardana. Questa poi l'ha assaggiata mio fidanzato, non gli piace perché mi sa che non ho capito cos'è che non gli piace. Sì, credo forse l'abbinata a zenzero e finocchio, quindi a me non dispiace e la finirò io. Allora, tisana messa in infusione in questo termos da 1 litro che aveva comprato il mio fidanzato anni fa da Lidl, è della Krivit e noi lo sfruttiamo tantissimo. Questo è ovviamente pensato per il campeggio, ha questo tappo e poi quest'altro tappo che svitandolo a questa altezza qui diventano poi due bicchieri. Vabbè, adesso non ce la faccio con una mano. Comunque, io lo utilizzo molto anche però quando sto a casa, perché se devo fare una singola bustina solamente per una tazza, non lo so, mi scoccio un po'. E invece così, metto a bollire l'acqua nel bollitore, metto 3 bustine e poi me le bevo nel corso della mattinata. E poi però me lo verso direttamente in un'altra tazza. In realtà non mi fa impazzire, se vi devo dire, mettere, siccome l'interno di questi bicchieri è in plastica, non mi fa impazzire mettere la bevanda calda qui perché non lo so, cambia il sapore. Quindi vabbè, se stai in campeggio, pazienza, però se sto a casa me lo verso direttamente nella tazza. Solita colazione dei campioni, stamattina però solamente burro d'arachidi senza il pan di stelle. Latte, facciamo questa cosina che mi piace tanto. Diamo un morso insieme, un po' ASMR. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi siamo a mercoledì. Sono, non so di preciso che ore siano, ma tipo tra le 10 e mezza e le 11, non lo so di preciso, vabbè, fatemi vedere. 10:27, ecco. Sto andando a casa della mia amica che abbiamo già salutato ieri con il mio fidanzato perché dovevano partire ieri, poi non sono più partiti, quindi ieri sera siamo andati, cioè abbiamo mangiato una pizza insieme a casa. E ora, visto che non è ancora partita lei, perché tanto partiranno con 2 macchine, lei partirà con i bambini, sto andando un attimino a casa per salutarli di nuovo e poi soprattutto mi deve dare un porro, perché praticamente quando parte, di solito in passato, che magari non si gestiva bene con la spesa, si ritrovava parecchie cose magari che doveva buttare, quindi un po' di cose che aveva nel frigo me le dava. E allora stavolta, con il fatto che devo partire io poi e anche loro, ieri le ho detto fammi sapere se hai qualcosa da darmi, così mi organizzo invece con la mia di spesa. E lei mi ha detto: no, no, sono stata bravissima questa volta, non ho niente praticamente che mi avanza, ho giusto un porro. Che tra l'altro abbiamo assaggiato ieri un altro dei due porri che aveva, uno dei due. L'abbiamo assaggiato sulla pizza, prende l'aveva tagliato piccolino e poi l'aveva fatto cuocere in padella. Mamma mia, ma che bello! E era buonissimo per condire la pizza sopra. Ok, sono arrivata. Forro recuperato, poi mi ha messo qualcos'altro. E adesso sto tornando a casa. Ho guardato adesso l'ora, sono le 10:49, ma proprio gliel'avevo detto che potevo stare pochissimo, giusto il tempo di salutarci. E ora sto tornando a casa che mi devo mettere al lavoro. E oggi avevano dato allerta meteo qui in Puglia, in questa parte qua del Gargano. Non so poi di preciso anche nelle altre zone. Però effettivamente adesso invece si sta bene. Forse in pomeriggio dovrebbe alzare il vento, alzarsi il vento,
per adesso tutto regolare. Ah, ecco, devo salire, prendere le buste e venire a buttare l'immondizia. Ecco a voi il porro, che ora rimarrà per sempre nei nostri ricordi grazie a questo video YouTube. E poi mi ha dato altre cosine e sto pensando di fare una vellutata e consumare anche la verdura che ho io in frigo, in modo che anch'io arrivo a sabato che non ho altra verdura da cucinare prima della partenza. E io il porro non lo compro mai perché compro sempre la cipolla rossa, quella di Tropea, che posso utilizzare sia cruda che cotta, e quindi anche la cipolla bianca, per dire, io non sto a comprarla, mi trovo bene solamente con quella rossa. Però effettivamente mi è piaciuto tantissimo ieri il porro sulla pizza, quindi ovviamente lo tagliate piccolino, fate un soffrittino in padella. E vabbè, vi deve piacere la cipolla perché comunque il sapore è quello, un pochino più delicato, però se appunto vi piace e lo mettete sopra la pizza, credetemi che gli dà quel tocco in più fantastico. E poi secondo me è molto buono anche magari se fate gli hot dog e ci mettete questo porro un po' caramellato sopra, oppure magari negli hamburger. Quindi inizierò a comprarlo anch'io. Allora, sto registrando? Sì, mi appoggio qua alla sedia, sto più comoda. Allora, io mi sono rimessa adesso qua davanti al computer e continuerò a lavorare. In realtà però oggi non sarei voluta rimanere qua a casa a lavorare con il computer, ma pensavo di andare tipo o in una biblioteca o boh, non lo so, uno di quei posti dove si può o studiare o lavorare da remoto, tipo in quei posti dove c'è silenzio, ti danno un wifi, e mi ero già informata stamattina, infatti mi vedete un pochino truccata, non so se ve ne siete accorti, perché mi ero proprio preparata ed ero quasi pronta per uscire, anche se mi sono svegliata un po' tardi stamattina perché non lo so, non so ancora, non so al massimo, non, cioè, mi sento un po' debole con il fatto che mi deve arrivare il ciclo, come mood diciamo un pochettino migliore rispetto a quello di ieri e l'altro ieri, ma non so proprio al mio top, e quindi anche stamattina non avevo proprio quello stimolo di alzarmi, iniziare a fare cose, infatti non sono neanche andata a camminare, ma lo voglio fare più tardi, tanto qui a casa abbiamo il tapirulan e ho iniziato l'altro giorno quando vi ho detto che non ho registrato video lunedì, ecco, mi sono dimenticata di dirvi ieri che ho fatto anche un pochino di sport, che in realtà mi è servito a scaricare un po' tutta quella negatività che avevo addosso, e ho fatto, però siccome non mi andava di uscire di fuori anche se era una bella giornata, ho fatto il tapirulan dentro casa, ce l'abbiamo nell'altra stanza, e ho iniziato a riguardare dopo ben 10 anni, che era il 2000 2014, ok. Il 2014 quando guardai per la prima volta Breaking Bad, e ora dopo 10 anni, perché è bello pesantone, cioè non è che potete riniziare a guardarlo dopo, non lo so, un anno che l'avete visto, almeno per quanto mi riguarda è bello pesante, ma è una delle mie serie preferite di sempre. Quindi dopo 10 anni me lo sono dimenticato abbastanza da poterlo riniziare. E quindi, siccome mi va proprio di guardarlo, mi sono imposta di guardarlo solo se sto sul tapirulan o comunque faccio qualche attività di sport, insomma, non posso andare a camminare e guardarmi la serie, quindi sul tapirulan funziona bene questa cosa. E quindi stasera mi farò un'oretta di tapirulan. Però non era questo quello che vi volevo dire. Che vi volevo dire? Niente, perché sono arrivata a parlarvi del tapirulan? Non lo so, comunque vi volevo dire che volevo andare a lavorare in qualche posto dove magari vedo un pochino di gente, è così, perché non sono al mio massimo e mi farebbe piacere essere circondata da un po' di vita, un po' di persone, piuttosto che stare dentro casa da sola. Solo che, ecco, mi ero preparata stamattina, poi il mio fidanzato mi manda un messaggio per dirmi che dovevo andare
qua vicino dove lavora lui, a portargli una cosa che si era dimenticato. Però non mi aveva specificato che dovevo portargliela subito, quindi siccome non ero ancora proprio del tutto pronta, gli ho detto vabbè, te la porto tra un'oretta, tanto poi devo uscire. E allora mi ha detto guarda, sarebbe meglio se me la portassi prima, non mi ha specificato quanto prima. Erano passati 20 minuti, tempo 5 minuti sarei uscita di casa per portargli questa cosa, mi manda un vocale che ormai non gliela potevo più portare perché era impegnato in altro e non potevo. E quindi sto ancora attendendo che lui mi faccia sapere quando si libera, che così gli posso portare questa cosa. E sono bloccata qua, però non gliela posso lasciare. Non gliela posso lasciare in poche parole, quindi devo aspettare che lui sia pronto e io possa andare là per lasciargli questa cosa. E quindi sono bloccata qui a casa. Ormai non andrò più non so, in questa biblioteca, perché comunque da qui dista parecchio. Volevo andare dall'altra parte, verso Foggia, cioè proprio a Foggia, anche se in realtà non è che, cioè, però in realtà Foggia la dovrei iniziare a frequentare perché, essendo una città, dà più possibilità, anche se non è che a me faccia proprio impazzire come città. Frequento di più Manfredonia, però, eccolo! Ah, no, ok. Mi ha scritto niente, quindi non gliela devo più portare. Va bene, non gliela porto più, però come vi stavo dicendo, non uscirò più perché ormai si è fatto troppo tardi. Io ci metto, non lo so, sono parecchi chilometri per andare a Foggia, quindi andare lì per poi ripiazzarmi con il computer a lavorare non ha molto senso, piuttosto rimango qua. E l'altro motivo per cui volevo andare in centro a lavorare è perché se mi avete seguito negli ultimi vlog sapete che ho cambiato gestore, da Iliad sono passata a Fastweb perché qui Iliad non mi prende bene. Avevamo chiuso il contratto con la Fastweb, il router che avevamo qui a casa perché eravamo stati a Firenze. La connessione del mio fidanzato sul telefono funzionava benissimo, e con il fatto che comunque ci sono tutti questi spostamenti, non ci andava di fare un nuovo contratto, tanto non ci siamo praticamente mai qui. E allora, visto che a lui funzionava così bene Fastweb sul suo cellulare, sono passata a Fastweb anch'io. Se mi, appunto mi avete seguito nei vlog l'avete visto, no? Quel giorno che mi era venuta quell'ansia che avevo incontrato tutte quelle persone nella via del mio paese. E tutta contenta ora sono tornata qua perché così almeno finalmente mi funzionava la connessione. Non funziona più Fastweb, né a me né al mio fidanzato, va lentissima. Ora abbiamo trovato vari spot in giro per casa, dove sembrerebbe prendere meglio. Uno tra i quali è questa finestra che ho praticamente qua davanti. Quindi io il telefono lo metto lì e poi faccio l'hotspot. Il problema è che ogni tanto mi serve il telefono poi per fare delle cose, tipo mi arriva la notifica, quindi devo sbloccarlo. E quindi sto sempre mia. Alzo, vado lì vicino alla finestra, faccio queste cose e anche i video ci metto tantissimo a caricarli. Meno male che ieri siamo andati a cena a casa dei nostri amici. Io mi sono portata il computer e ho caricato il video. Infatti, è andato online tardissimo. Grazie a loro, però, grazie alla loro connessione, perché altrimenti non sarebbe andato online ieri sera il video. E anche questo qui sto registrando oggi. Non so bene, mamma mia, 7 minuti. Non so bene quando andrà online. Perché questa connessione è pessima. Per caricare il video ci vuole parecchia velocità, come dire, per fare le cose che devo fare, bene o male mi arrangio. Ogni tanto mentre carica guardo un po' a sinistra, guardo un po' a destra, magari mi scrivo qualcos'altro, mi avvantaggio. Però ecco, mi sarebbe piaciuto andare da qualche parte. Non andrò oggi. È troppo tardi. Ora però la smetto di chiacchierare, sennò si fa ulteriormente tardi e mi metto al lavoro.
Niente, come non detto, sto preparando la mia borsetta e andiamo. Ho controllato e in effetti ci metto 17 minuti, mi dà 18 km di distanza da qua, quindi vado perché altrimenti perdo veramente tanto tempo ad attendere che tutte le pagine si carichino e a fine giornata avrò perso molto più di 17 minuti sommati ad attendere appunto che le pagine si carichino. Quindi adesso mi preparo la borsa. Peccato perché non mi andava adesso, sinceramente, si era fatto un po' troppo tardi, però no, devo andare per la mia salute mentale perché altrimenti tra un pochino sclero. Allora, ho travasato la tisana qui in questo thermos, così me ne porto un po', e non l'ho messa in quello di Sailor Moon perché mi sembrava veramente un po' troppo andare in biblioteca con il thermos di Sailor Moon. E ora lo metto qua, ho già preparato tutto all'interno della mia borsa, la Fedele Longchamp che ho da tantissimo, questa ce l'ho da 11 anni, da 11 anni perché nel 2014 io già questa ce l'avevo e l'avevo comprata da poco, mi ricordo, e la cercavo proprio al tempo impermeabile, quindi cercavo una borsa che fosse carina però impermeabile. Infatti questa dentro è in plastica, vedete? E perché al tempo io stavo in Inghilterra e lì piove molto e ci mettevo il computer, tutti i miei averi. E questa qui, non so se avete delle Longchamp, le avete avute, qua poi si formano sempre questi buchini perché il tessuto in questa parte poi si usura. E infatti adesso vedete che si è riformato, però ora sinceramente non mi interessa tanto la macchina, la utilizzo sempre quando viaggiamo per mettere il computer, però appunto facendo da una casa all'altra non mi interessa che abbia questi buchini qua sotto, però prima che prendevo i mezzi e quindi magari capitava che stessi sotto la pioggia proprio, per evitare di avere questi buchini e quindi che entrasse l'acqua, l'avevo portata dal calzolaio che se ve la rigira, quindi se ve la mette a rovescio e fa un'altra cucitura, un'altra cucitura un pochettino più stretta rispetto a questa, il buchino viene mangiato dalla cucitura e quindi poi quando la risvoltate dal dritto avete un nuovo angolo con una nuova parte di tessuto non usurato, che però nel tempo poi di nuovo si bucherà. E, però vabbè, adesso lo lascio così, però mano a mano poi vi si stringe sempre di più, infatti questa già è un pochino più stretta rispetto alla versione originaria. La lascio così, se no mano a mano veramente mi si stringe sempre di più. E questa la utilizzerò praticamente per tutta la vita, la continuo ad utilizzare, vedete che qua è proprio molto consumata questa pelle. Comunque, dai, andiamo. Allora, la Puglia comunque è ventilata, c'è un botto di vento. Mi sono cambiata la maglietta, ma siamo sempre allo stesso giorno. Me la sono cambiata perché effettivamente l'altra era di velluto e potrei sentire caldo poi. Sono arrivata a Foggia e sto qua fuori l'università, credo sia sì, questa è l'università di economia. Mi sono portata la mia borsetta e adesso andiamo a sentire per dove si trova la biblioteca e come entrare. Sono tornata all'università. Guardate che bello, mi piace proprio tanto questo posto. Laggiù, là, vedete, c'è la biblioteca. Allora, io sto tornando alla macchina, fa freddissimo. Non so neanche se mi sentite perché come al solito tira vento, ma questa volta è molto freddo. E sono rimasta molto in biblioteca, calcolate che sono le 5 e mezza quasi, e ero arrivata lì poco prima dell'una. Ora, ah, eccola la macchina, fatemi vedere se è quella. No, non è quella. No, perché sono entrata in quel punto che vi avevo fatto vedere, ma ad uscire sono uscita da un'altra uscita e quindi ora devo fare tutto il giro di questo complesso universitario. Eccola là la mia macchina, dovrebbe essere quella? No. Sta iniziando a piovere, mamma mia. Vabbè, ci sentiamo dopo quando arrivo a casa.
Allora, io sono tornata a casa e mi sto mettendo a fare il tapis roulant. Mettiamo velocità 5 e poi arrivo piano piano a 6,5. Allora, io sono tornata a casa da poco e tipo 10 minuti dopo che ero arrivata qua è arrivato anche il mio fidanzato che oggi ha staccato da lavoro più tardi e appunto sapevo che sarebbe tornato a quest'ora. Fuori il tempo è bruttissimo, l'aveva messa proprio allerta meteo e infatti oggi pomeriggio è arrivata puntuale. Io oggi, con il fatto che sono andata in biblioteca, non ho pranzato, e quindi sono arrivata a casa poco fa affamata. Mi sono mangiata due fette di pane con il burro d'arachidi, e una mela. E poi mi sono subito cambiata e adesso mi metto qua a guardare un episodio, il secondo episodio di Breaking Bad. A camminare. Ora però aumento la velocità, vi volevo solamente un attimino dare un update e poi più tardi vi racconto anche l'esperienza di oggi che è stata molto positiva, ci tornerò sicuramente. Bene, ora mi dedico all'attività sportiva, a questa camminata veloce, ecco, diciamo, non mi metterò a correre. Allora, io ho appena finito di vedere il secondo episodio di Breaking Bad. Che effettivamente è un pochino lento all'inizio, mi ricordavo questa cosa. Infatti già tempo fa lo volevo rivedere, ma mi ricordavo proprio che l'inizio è un po' pesante, un po' noioso, ma poi dopo prende il via e mi piace tanto quando loro diventano proprio molto molto cattivi. Comunque, 57 minuti, 6,6 km. Ora vi faccio vedere. Avrei potuto fare un pochettino di più, potrei andare un pochettino più veloce, ma stamattina, con mia grande sorpresa, mi è arrivato quel giorno del mese. E quindi questo spiega perché l'altro ieri io fossi così depressa. Ma anticipato, è arrivato il 25esimo giorno questo mese. E quindi oggi sì, sono abbastanza fiacca, infatti ora non vedo l'ora di andarmi a fare una bella doccia, mi lavo i capelli e poi vado a preparare la cena. Ah, oh, vi faccio vedere. Ecco qua, allora, aspettate, anzi, metto proprio stop. Vedete, ho fatto 58 minuti, 6 km e 7. Magari avessi bruciato tutte queste chilocalorie, ne avrò bruciate, non lo so, 100, 150, non lo so. Vado a fare la doccia. Vi do un saluto veloce. È passato un sacco di tempo. Mi sono fatta la doccia, mi sono lavata i capelli. Abbiamo cenato, ci siamo guardati un film e ora ho approfittato di questo attimo. Che il mio fidanzato sia andato a lavare i denti e quindi nulla, vi saluto e domani registro un altro video. Domattina, sì, domani ho una giornata piena, però domattina vorrei ritornare in quella biblioteca per caricare questo video perché qua la connessione va lentissimo. Vi saluto e e ci vediamo domani. Ciao.